Stop ai lavori sull'A14 nei weekend a partire dal 18 giugno. Questa è la decisione presa a seguito del vertice avvenuto tra il Ministero delle Infrastrutture, Società Autostrade e le Regioni Abruzzo e Marche. Allo studio anche un programma innovativo di agevolazione dei pedaggi per la durata dei lavori in galleria. Interventi iniziati a marzo stanno interessando 9 gallerie e circa 300 operatori, con turni lavorativi continuativi 7 giorni su 7. Le categorie sindacali e gli amministratori locali però chiedono più garanzie sui tempi dei lavori e sugli sconti sui pedaggi. È un primo segnale, ecco, un primo segnale dopo un mese di difficoltà, perché chi gira un po' tra l'Abruzzo, la provincia di Teramo e le Marche, ecco, capisce la difficoltà che ha generato il traffico autostradale. Ecco, abbiamo detto, non è proprio bello, perché appena dopo la ripartenza sembra una falsa ripartenza, perché ecco, da Teramo a Pescara un altro po' ci vogliono 2 ore e mezza, una cosa impossibile. Ecco, è un primo segnale, ci attendiamo una riorganizzazione dei cantieri, perché abbiamo chiesto di fare di più, perché Autostrade può fare di più, siamo responsabili, perché sono importanti gli investimenti che stanno mettendo in campo. Sapete, ecco, una ristrutturazione dei ponti, ecco, di una viabilità più agevole, però ecco, è importante la riorganizzazione dei cantieri. Ecco, noi abbiamo chiesto una presenza più massiccia, ecco, degli operatori sui cantieri, affinché i cantieri in breve tempo, ecco, vengano chiusi e ridata una viabilità più generale. È il primo segnale. Intanto, ecco, da questo tavolo è uscito almeno i weekend, vediamo se riescono a lavorare più di notte che di giorno, e intanto, ecco, siamo lì sul pezzo, perché Autostrade può fare di più, ha la struttura e la capacità economica per fare di più. Siamo preoccupati e attenti, insomma, agli sviluppi in merito ai lavori sulla 14. Questa volta non riguardano, almeno nell'immediato, diciamo, le barriere, ma stiamo parlando di lavori che riguardano il consolidamento delle gallerie. Ai noi ne abbiamo diverse di gallerie in questo tratto, insomma, della nostra regione, e quindi ogni genere di lavoro che viene effettuato in una galleria crea un disagio, perché si creano restringimenti della carreggiata. Io ho avuto qualche giorno fa un colloquio con l'ingegner Perna, il quale ci tranquillizzava circa la volontà di Autostrade, insomma, di portare a termine almeno i lavori più impattanti entro la fine di giugno. Non registriamo al momento particolari criticità sulla statale 16, registriamo invece, come dire, il disagio degli arrivi e le partenze dal territorio, che registrano code sull'autostrada.